Buonasera e benvenuti a tutti e grazie per essere qui. Stasera vi mostreremo alcune delle sfaccettature che sono parte integrante del mondo delle donne. Cercheremo di farvi capire e di conoscere insieme quello che è il segno delle donne. Per fare questo cercheremo di coinvolgere i vostri sensi, la vostra mente, il vostro cuore. Insomma, saremo qui a richiedere la totale presenza del vostro essere. Eh sì, perché noi donne siamo fatte così. Non possiamo e non vogliamo accontentarci delle mezze misure. Quindi insieme guarderemo le nostre forze e le nostre debolezze. Cercheremo di scoprire le nostre apparenti incoerenze. E badate, dico apparenti perché in realtà non sono incoerenze. Scaturiscono dal poliedrico mondo di cui noi facciamo parte, dove non è possibile per noi ricoprire un ruolo netto, preciso, definito, sui cui confini non vi siano dubbi. Molto probabilmente non saremo nemmeno capaci di fermarci a questo, perché essere donne implica necessariamente la continua ricerca alla completezza. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese io canto. Ma cosa è il canto? Un canto è contemporaneamente mappa e antenna. Contiene armonia, intensità, carattere, identità. Un canto ti aiuta a ritrovare la strada. Tutto ciò che è stato creato sonnecchia sotto la superficie terrestre, in attesa di essere cantato. E il monologo è iniziato, e dunque io canto le donne. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese io canto. Le audaci imprese io canto, perché davvero è audace ostinarsi a spiegare che non esiste una sola questione femminile, che non riguardi l'intera umanità, l'intera terra, che la questione femminile è la questione, che sul possesso ed il controllo delle donne si gioca il futuro di tutti, l'infinita guerra di questi uomini vuoti, sempre a cercare altrove la ragione di un verbo, il senso, la misura. Audacia impresa è ostinarsi a vivere con interezza e pretendere di più e aggiungere più uno alla contabilità dell'infinito. Audace impresa è invecchiare, conoscendo da prima i luoghi atroci che ti toccheranno, popolati da donne come te, malate o solo vecchie, con il tormento di una memoria tronca e l'insulto di sentirsi dire: guardi nonnina, guardi che bravi, che bei cioccolatini, sono venuti a trovarla. E nessuno che si fermi e ti chieda mai con pudore. Ci pensi mai? Ti stai preparando? Hai mai paura? Audacia impresa è ostinarsi a vivere in un mondo ostile ed insensato per le donne, i cavalier, l'arme, le cortesie. Ma che bella parola, cortesie, evoca un mondo antico. Regole indiscusse, attenzione e rispetto, soprattutto rispetto. E invece basta! È cambiata l'aria! Non sono più tempi per queste stronzate! Ma quali cortesie! Ma fatemi capire per quale motivo dovremmo aprirvi la porta, cedervi il posto, pagarvi il conto. Anzi, andrete in pensione alla nostra stessa età. Le avete voluta la parità, Veramente no. Veramente noi volevamo qualcosina di più. Volevamo sancire la nostra superiorità. Solo che l'abbiamo chiamata differenza per quieto vivere. Volevamo provare a stabilire noi le regole. Volevamo tornare ad essere erinni. Streghe! Parche! Fate! Divinità! Noi volevamo il potere.
Volevamo cortesemente rivoluzionare la vita, ma la vita per tutti. E tutti lavorare meno e meglio, non soltanto le donne, i cavalier, l'arme, gli amori. Ma sì, e cantiamoli gli amori delle donne che sono infiniti e inauditi e incomprensibili e infelici, soprattutto infelici, masochisti, psicosomatici, autolesionisti, omo, etero, bi, poliorientati, materni, coniugali, collettivi, orfici e dionisiaci, romantici e lascivi, a cantare la vita delle donne, a scandire la storia delle donne. I cavalier, l'arme. L'arme. Che lo si sappia una volta per tutte. La prima causa di morte delle donne, tutte le donne, in tutto il mondo. Macabro esempio di globalizzazione è la violenza, soprattutto domestica. Sono i coltelli alla gola, i pugni, i calci, le forbici di casa, le mutilazioni genitali, gli stupri, il commercio dei corpi, le neonate uccise, sono le pietre, l'acido, le semiautomatiche con regolare porto d'armi. Sono i vicini che non sentono, le denunce inutili, le fughe disperate. E poi quel giorno in tribunale, quando finalmente potresti farlo condannare, lui, il nemico, lui il mostro, l'orco, lui il terrore dei tuoi figli. E invece no, no. È lo stesso ragazzo delle feste sulla spiaggia, delle foto del matrimonio, del mutuo per la casa. Lo stesso che oggi piange e giura che non lo farà mai più. Le armi che ogni giorno massacrano le donne, i cavalieri, quelli che ci mancano, i cavalieri, gli uomini, i protagonisti che ci hanno stordito per millenni con ogni possibile rumore di battaglia e hanno riscritto la storia come piace a loro, ma hanno dimenticato cosa voleva dire far vivere la terra e ci hanno dato tutto quello che ci potevano dare. E adesso è proprio chiaro che non basta. Se vuoi giocare, io devo sapere, sei dama o cavaliere. Dama e cavaliere, come le vergini giurate d'Albania, come le antiche creature delle origini, le leggendarie viaggiatrici, che nel tempo del sogno sapevano condurre le canoe. Perché loro soltanto avevano imparato a cantare ogni mare e fiume e ogni corso d'acqua e ogni colpo di remo corrispondeva a un canto e ogni canto un luogo e solo chi conosceva il canto riusciva a non smarrirsi nelle lande scoperchiate del fuori. E questo aveva a che fare con la musica. Allora a questo punto possiamo cominciare con l'approfittare di quella che è una delle caratteristiche principali dell'essere donna, l'accoglienza. Pertanto qui vedete una bellissima tavola imbandita che è pronta per voi. Potete tranquillamente accomodarvi e cominciare a gustare le prelibatezze che vi sono. Dopodiché da quella porta potete salire e apportarvi dietro questa tavola per potervi dissetare. E alla fine potete scendere da questa parte e che il viaggio abbia inizio. Attenti a non inciampare, grazie. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My
lonely nights all through day. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. Riprendiamo posto? Perché pensavo che adesso che ci siamo un po' riempiti le pance, forse riusciamo a digerire anche un po' di politica, cosa dite? Ci proviamo? Allora io chiamo sul palco, vicino a me, parte della componente rosa del Consiglio Grande Generale, in ordine d'apparizione, Anna Maria Muccioli, consigliera del PDCS, li accogliamo però con un bel applauso, eh? Anna Maria Muccioli, Maria Elisabetti di Noi San Marinesi, Francesca Michelotti di Sinistra Unita, Gloria Semmoli Stupicchiere, Gloria Fagiolo di Rete. Cominciamo molto bene, molto bene. Prego signore, prego, forza, forza, motivazione ragazzi, motivazione. Mettiamoci più vicine, dai, non facciamo le timide. Francesca, metti più vicine a me. Sì. Neanche allora, bere mi fate finire. Caspita, sei stata attaccata al bicchiere tutta la sera. Ognuno ha i suoi vizi. Non è comodo? No, non è il massimo della cortesia, ma cortesi. Delle ma Gloria mi conosce. Vabbè, rompiamo il ghiaccio spaccandolo direttamente, cominciamo a fare un po' di... Ok, quindi ti do a te il microfono e ti chiedo subito, no? Visto che dobbiamo declinare, cercare di declinare il tema delle donne anche in politica. È da poco nato il governo a San Marino, è da poco nato un Parlamento anche in Italia. In Italia il Parlamento, probabilmente questo Parlamento italiano passerà alla storia perché è tra i più giovani e tra i più femminili d'Europa, tra i più rosa d'Europa. A San Marino di contro il governo è tutto maschile. Come avete accolto questa, la nuova formazione esecutiva da questo punto di vista? È un tema che può essere tralasciato o invece secondo voi è una grave pecca questa mancanza? No, dicevo che non la reputo una grave pecca perché per me le cose gravi sono altre, sono le condizioni che vivono le donne dove veramente non hanno la libertà. Noi invece abbiamo il rispetto, quantomeno nelle parole, se non sempre nei fatti ce l'abbiamo, nelle leggi, nelle istituzioni, i nostri sentimenti contano qualcosa, quindi non penso che sia una cosa grave, però è un fatto significativo che le donne a San Marino non sono in politica. Quindi quando si parla di persone che dovrebbero esserci, io non penso a una questione di genere, che debbano essere donne o uomini o chissà cosa. Quello che mi interessa è che ci sia la qualità per poter fare determinate cose, che ci sia la professionalità, la competenza, la sensibilità. Penso e questo che non poteva passare anche da una componente femminile? Certo che passa anche da una componente femminile, siamo l'altra metà del cielo, il problema è che se non passa non è neanche un problema di leggi, il problema è se non passa che è un problema culturale e le battaglie culturali sono più lunghe da combattere di quelle politiche. Ti faccio passare il microfono, faccio intervenire a questo riguardo Maria Luisa perché era intervenuta su una polemica riguardo appunto il governo tutto blu e mi ricordo che qualcuno aveva azzardato a dire che era una questione di curriculum, ossia non c'erano donne politicamente preparate a un'esperienza di governo. Non è assolutamente così,
Io mi sento di condividere tantissimo quello che ha detto poco fa Francesca. Io penso che ci siano assolutamente delle donne capaci, preparate, con le competenze, forse anzi anche più competenze di qualche uomo seduto in Consiglio Grande Generale. Quindi in quell'occasione mi sono sentita assolutamente di criticare questa affermazione e penso debba essere ancora rafforzata questa critica. Quello che invece è grave, al di là dell'assenza di donne in congresso di Stato, è che addirittura in alcune forze politiche non ci sono esponenti femminili. E quindi è un problema che è anche, no, su altri piani ancora più bassi. E giustamente su queste cose qua deve assolutamente incidere di più la cultura, quindi, ma non tanto la cultura in sé, ma proprio il farsi promotore in tutti gli ambiti del sostegno della donna in determinati ruoli che non sono solo ed esclusivamente quelli familiari e lavorativi, ma anche politici. E quindi bisognerebbe, proprio per rafforzare e dare queste possibilità, di creare anche degli strumenti o comunque dei sistemi per aiutare le donne ad una maggiore partecipazione, ad un maggiore impegno in politica, proprio perché comunque le capacità ci sono ed è giusto allora anche attuarle, approfittarne. Prima Francesca parlava di sensibilità femminile, faccio passare il microfono ad Anna Maria. E non voglio fare una battuta scontata, però siamo in pieno periodo di crisi. Ce lo diciamo tra di noi, prima di tutto noi siamo casalinghe, no? Gestiamo la più grande azienda, la prima azienda, il nucleo sociale, che è la famiglia, l'azienda, la casa. E essere in grado di avere una mentalità da casalinga non può aiutare invece in questo momento di crisi a dare una mano al governo a ripensare la spesa pubblica, a ripensare il welfare, l'occupazione femminile? Penso proprio di sì, penso che sarebbe molto utile ed è molto utile. In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando noi a San Marino, un po' in tutto il mondo, le donne sono quelle che pagano il conto più caro anche a livello di disoccupazione, sono dati ufficiali, quindi riscontrabili. E credo che a San Marino sia necessario affrontare questo grave momento di crisi, oltre che con provvedimenti che devono essere lungimiranti per guardare avanti e trovare nuovi elementi, nuovi strumenti per uno sviluppo del paese, per dare nuove prospettive, e dall'altra improntare l'attività nell'immediato ovviamente al rigore, si parla di spending review, oggi, revisione della spesa pubblica, della spesa, quindi contenimento della spesa, quindi certamente queste due cose sono importanti, però io credo che occorra andare anche oltre, e in questi momenti emergono delle vere e proprie emergenze, ci sono famiglie, ci sono anche monogenitoriali in particolare, e situazioni che stanno emergendo di grave disagio e difficoltà. Credo che di fronte a questo non possiamo aspettare i tempi di certe riforme che si dovranno fare, che dovranno avere una portata molto più ampia. Bisognerà provvedere con degli strumenti più snelli, immediati, che diano la possibilità di intervenire in queste situazioni in maniera appunto immediata, appunto strumenti snelli, veloci, che permettono di far fronte a queste situazioni che non sono da sottovalutare. Esattamente. Faccio passare il microfono a Gloria, approfitto di un fatto naturale, tu sei mamma di un bimbo, sì, piccolo, che no? È appena arrivato, tra esatto, l'altro. Di Riccardo, che ha 2 anni, mi sa, no? Se ho imparato bene la lezione, sì. Ok. La maternità, sì, fondamentale nel tema politica e donna. E sono recentissimi dei dati che sono stati pubblicati, diramati dalla provincia di Rimini poche settimane fa, sul fatto che sempre di più le donne abbandonano il lavoro perché non ci sono aiuti sostanziali per portare, per allevare i figli, i nonni che sono stati fino adesso il nostro baluardo, coloro che ci hanno aiutato ad allevare i figli, sono costretti a tornare a lavorare, a posticipare il più possibile la pensione per riuscire a mantenere ancora i figli e i nipoti, sì, e le donne si trovano da sole. Sì. E spesso non conviene più andare a lavorare perché lo stipendio si è abbassato. Non riusciamo ad allevare i nostri figli, a crescerli. Sì, io mi rendo conto che effettivamente le problematiche sono queste, effettivamente. Io personalmente la mia esperienza sono estremamente fortunata perché
Ancora ho le nonne, quindi ho delle nonne che mi aiutano tantissimo, così come mi aiuta mio marito, anche perché appunto nella mia esperienza, oltre a essere mamma, ho un'attività, poi bisogna essere mogli, bisogna insomma i propri interessi e tutto, per cui è molto molto impegnativo, soprattutto anche appunto con i nuovi impegni politici. Credo che la situazione sia molto critica, anche se da noi qui a San Marino io credo sempre che viviamo un po' meglio rispetto, esatto, rispetto al esatto, le sì, circondarie, sì, certo. Perché voglio dire, adesso non conosco benissimo le condizioni di delle altre consigliere, però voglio dire, lavoriamo tutte, non so, penso abbia, non so chi ha figli, chi è, ok. Okay. Però appunto io credo che da noi ci sia ancora un po' un'isola felice. È vero, la situazione è critica anche da noi, però oltre confine sicuramente le cose sono molto molto critiche. Quale potrebbero essere, signori, il sostegno all'occupazione per le mamme? Non siate timide, lanciatevi tutte quante. Sostegno all'occupazione, ma sicuramente sostegno alle madri che vogliono lavorare. Esatto. E io voglio ricordare che nell'ultima sessione del Consiglio abbiamo affrontato in maniera, diciamo, per una parte del problema, abbiamo affrontato il problema delle famiglie affidatarie e adottive, adottando un ordine del giorno che è stato peraltro adottato all'unanimità, che prevede di adottare in tempi brevi dei provvedimenti di legge che vadano ad equiparare le condizioni appunto dei genitori cosiddetti naturali rispetto agli affidatari ed adottivi, e con particolare riguardo all'istituto ad esempio del part time, che non si riesce ad applicare attualmente a tutti, diciamo, i casi che si presentano. E così anche la disciplina dei congedi parentali, estenderne quindi l'applicazione un po' anche a queste altre situazioni. Sicuramente questo è un aspetto, le problematiche sono più ampie. Voglio ricordare che il Consiglio d'Europa, nella sua sessione plenaria che si è tenuta recentemente, dove ha preso parte anche la delegazione di San Marino, ha adottato una risoluzione che volta ad invitare tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa proprio ad adottare disposizioni di legge, normative in materia di lavoro, proprio volte a favorire e diciamo, a conciliare le esigenze della vita privata della famiglia rispetto a quelle che sono le esigenze della professione, del lavoro. E quindi diciamo su questi temi, anche dal punto di vista degli organismi internazionali, c'è una forte attenzione. È ovvio che in un momento di crisi economica e di problemi occupazionali queste situazioni hanno maggiore difficoltà ad essere affrontate e risolte, perché ovviamente ci sono problemi molto gravi. Tuttavia credo che non si debba abbassare la guardia su questi aspetti. Credete che nel mondo del lavoro ci sia una differenza di genere a San Marino? Guarda, lo chiedo a te, che so che nel mondo se del ti lavoro... devi arrabbiare, ti arrabbi. No, intanto scusa, volevo aggiungere, certo, una cosa alle osservazioni che ha fatto Anna Maria, molto puntuali. Io penso che in un momento di crisi come questa, uno Stato come quello sammarinese, che ha sempre avuto, diciamo, un po' è sempre stato uno Stato paternalistico, e quindi uno Stato che è sempre stato attento ai bisogni della sua popolazione, della sua cittadinanza, in un momento come questo lo Stato deve essere particolarmente attento. Quindi se si fanno le spending review, le si devono fare sì per promuovere lo sviluppo, ma anche per sostenere lo Stato sociale. Perché se noi sosteniamo lo Stato sociale e diamo alle donne la possibilità di tenere i bambini all'asilo nido, per esempio, a quel punto non c'è bisogno di lasciare la casa, la casa per andare a lavorare, specialmente se non si hanno le suocere brave, no? Perché certo. Adesso questo è il punto. E questo lo Stato lo deve fare. Magari perché... incentivare per la nascita, la crescita degli asili aziendali? Qualsiasi cosa si una faccia... una realtà che fuori è già un po' più... Sì, beh, adesso io penso che ci siano... fra l'altro c'è già, sì, la possibilità. Però bisogna puntare su questo. Cioè bisogna che lo Stato sia solidale, che si faccia carico di queste difficoltà. Anche perché il problema dei figli, a parte che la nostra amica ci ha mostrato, oltre ad avere smentito, no, un luogo comune sulle suocere... ci dice mio marito mi aiuta, sì.
mio marito mi aiuta, già questo per me è un bel successo, perché vuol dire che è un marito intelligente, comprensivo e responsabile, che condivide con lei la responsabilità di questo bambino meraviglioso. E quindi secondo me, però, quando non ci sono tutte queste condizioni, bisogna che lo Stato ci sia. E questo Stato, il nostro, visto che abbiamo forse speso male in passato, abbiamo speso al di sopra delle nostre possibilità, però in questo momento non ci possiamo permettere di dimenticare le difficoltà delle famiglie, soprattutto delle donne che non hanno la possibilità di contare sull'aiuto di qualcuno. Di una rete assistenziale ben delineata. Esatto, cioè io sono contenta di essere sammarinese perché so che il mio Stato c'è se ho bisogno e voglio che continui a essere così. Non vengano intaccati certi diritti, insomma, sì, dati. Esatto. Ecco. Certi anche certe consapevolezze. Noi a San Marino abbiamo uno Stato paternalistico, però abbiamo uno Stato che c'è sempre stato nelle situazioni di difficoltà. È questo che noi dobbiamo fare in modo che non perda questa natura, questa sua natura intima allo Stato di San Marino. E dobbiamo cercare di farlo in condizioni molto difficili. Questo vuol dire che le spending review, le revisioni delle spese, devono essere fatte con molta intelligenza. Di genere sul luogo di lavoro. Bravissima. Non preoccuparti, no, ma va benissimo. Io penso dipenda molto dai settori lavorativi. Penso che nelle libere professioni assolutamente non si senta questa discriminazione. Penso invece che nel settore privato e soprattutto rapporti di lavoro subordinato, ecco sì, perché comunque la donna... In Italia c'è proprio una differenza di stipendio. Sì. La donna vicina al periodo, insomma, fertile o... è sicuramente discriminata, allontanata, sì. Quindi sicuramente insomma in quegli ambienti lavorativi lì una discriminazione c'è. Posso dire una cosa? Certo. Ho parlato troppo. No, ma io dico, la responsabilità...